Ho cominciato a occuparmi di arte digitale qualche anno fa. Quando ho smesso con le mie attività lavorative, mi sono dedicato ad altre avventure, in particolare appunto lo sviluppo del digitale in tutte le sue forme, e ho voluto fare qualcosa per il papà, perché io sono figlio di un pittore, mio papà appunto si chiamava Cinello, è stato un pittore che è molto giovane, ha lasciato poche opere, e quindi il problema era di come riuscire a parlare di papà in un contesto in cui c'erano poche opere di un pittore che tra l'altro era morto più di 30 anni fa. Mentre mi occupavo e pensavo a come risolvere questo problema, mi è venuto naturale estendere il discorso anche alle opere che ci sono nei musei, che più o meno vivono nella stessa condizione, nel senso che non possono essere spostate, non possono essere vendute, ahimè sono destinate, come tutte le cose materiali, prima o poi a scomparire. E da questa, come dire, analisi nasce il progetto di Cinello, che sostanzialmente cosa vuole fare? Vuole generare delle copie, così come nella storia dell'arte insistono, quindi di valore, perché sono numerate, autenticate, il che significa che non ce ne saranno mai più altre, perché con lo sviluppo della tecnologia, con il mondo che sta cambiando, per noi rappresentano il modo più efficace per poterle distribuire e metterle a fattor comune, nel senso di poterle portare a far vedere alle persone, ma anche di poterle acquistare a tutto beneficio dei musei, perché il nostro fine ultimo è sostanzialmente quello di generare un nuovo stream di risorse per i musei italiani, oltre ai ticketing e alle altre attività, ma un flusso importante, possibilmente, come credo siamo riusciti a fare, anche dando uno strumento di poter divulgare la nostra cultura in tutto il mondo.